mia vita è molto semplice. Lunedì quando vado a casa a trovare i miei genitori, perché so che loro ci tengono molto che io vada a casa, essendo figlio unico, loro aspettano solo il lunedì per vedere come sto. Di solito arrivo sempre verso lunedì mattina, così verso mezzogiorno li trovo in negozio. Mia madre c'ha un negozio d'abbigliamento e loro sono lì che mi aspettano, perché sanno appunto che arrivo a quell'ora lì. Io di mio figlio sono sempre stata entusiasta. Anche come calciatore? Anzi. Cioè lei per esempio quando suo figlio rompeva le scarpe, i pantaloni per giocare a pallone, non lo sgridava? Mai sgridato, perché io ci tenevo che diventassi un grande calciatore. Ma lei è un'eccezione. Ma il suo marito, come la pensava? Anche lui. Io volevo che studiasse, ha fatto le tecniche, però visto che il bambino non riuscivo a scuola, ho detto a te è meglio che continui il calcio perché le doti ce le hai. Cioè, devo dedurre che Roberto è uno di quei pochissimi fortunati ragazzi che andando male a scuola i genitori non lo rimproveravano. Mai. No, guardi, anzi, gli devo dire quando il povero Ligio Vecchi, alla sinistra dell'Inter, è venuto a 14 anni e mezzo. Quando è venuto Vecchi, il povero Ligio Vecchi, purtroppo adesso è morto, gli ha detto che io giocavo abbastanza bene. Mio padre gli ha risposto che l'aveva già capito anche lui. Dal momento che mio padre ha capito che potevo riuscire, è stato, diciamo, il primo talent scout. Che cosa rappresenta per lei suo figlio? Per me rappresenta la cosa più grandiosa che un padre possa arrivare a avere. Perché era stata la mia rivalsa nella vita, arrivare al mio bambino a gradini così alti, insomma. C'è una rivincita della vita, sì, sua, che forse non è stata sempre facile. Sì, proprio, sì, proprio. Boninsegna crede nella coesistenza pacifica? Sì, ci credo. Anche perché in questi giorni ho letto che Nixon va a Pechino. Beh, per la verità io intendevo la coesistenza pacifica tra lei e Riva. Qua il problema è più grave. Comunque, penso che si sono messi d'accordo Nixon e Mao Zedong, possiamo metterci d'accordo anche io e Gigi. Boninsegna, un calciatore lavora fino a 33-34 anni e poi c'è il dopo. Il mio lavoro per adesso è solamente giocare al pallone. Preferisce fare una cosa alla volta e fatta bene. Esatto.